Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su una demo di un gioco veramente molto molto intrigante. Il nome è Alien Tale Tavern First Pins, un gioco che ricorda graficamente quanto abbiamo già visto in Hydroneer, con una grafica forse un pochino più bella. È un gioco in versione demo, sì, dove potete praticamente avviare questa taverna, ma nel gioco completo si potranno fare molte più cose. Adesso non lo potremo vedere qui, ma ci sarà anche la possibilità di combattere con i mostri. Infatti qua vediamo che ci sono i campi, la foresta, la palude e il lago di là. Adesso non credo ci sia una mappa perché non c'è modo di accedervi, ma il gioco è più vario di quello che sembra. Quello che si deve fare adesso è andare ad aprire la taverna. Ora vi faccio vedere così a grandi linee quello che ha da offrire. Il gioco ci consente qui nel negozio di comprare degli oggetti. Quindi praticamente qui andiamo a prendere le materie prime. Io comprerò dell'orzo, dei mobili, ma anche piatti, i boccali che qua chiamano tazze, la scopa per pulire e l'accetta per liberare, diciamo, le parti danneggiate, un po' alla House Flipper. Infatti qua vedete prendiamo a pulire e la rendiamo sempre più accogliente possibile. Ora il tutorial ci fa avviare la taverna, quindi la taverna si apre ufficialmente. Qua abbiamo il bancone che io ho già arredato, diciamo, ho già fatto un po' di cose. Dove qui ho creato la birra ad alta fermentazione, le ho inserite nel menu. Ci sono poi un sacco di cose, dal bollito, il fritto, il forno e così via. Qua abbiamo la cucina dove si può andare a creare il porridge, qua si può cucinare altro che non conosco ancora, e qua abbiamo il fermentatore dove possiamo mettere all'interno il secchio d'acqua e dell'orzo e creare appunto il porridge che è alla base delle nostre ricette. Ora dobbiamo servire 3 piatti, la missione è questa, vedete che la gente arriva, sono chiaramente avventurieri, come meccanica diciamo non è propriamente innovativa perché abbiamo già visto questo in molti altri giochi. Qua ci sono, vedete, perché poi possiamo andare anche a livellare e sbloccare delle stanze in più. Vedete che c'è un piano superiore, insomma, e questo qui. Vediamo cosa vuole. Vuole una birra ad alta fermentazione, quindi io prenderò il boccale adesso, me lo trascino qui velocemente qui, e vado qua e prendo una tazza. Che tra l'altro mi ha messo adesso nell'inventario, credo, e andrò a servirla. Adesso aspettate che prendi una tazza, ok, tenendo premuto ho preso la birra, che è questa, e adesso vado a consegnargliela. Servi piatto, perfetto. Vediamo questo cosa vuole. Questo vuole una birra ad alta fermentazione pure lui, quindi adesso io... Mannaggia, ecco la cavolata che ho fatto è andare a mettere via la botte. Ok, adesso possiamo spillare la birra. L'ho fatto di nuovo, sono un pirla. Continuo a sbagliare. Allora, ok, tazza riempita, perfetto. La servo anche a lui, perfetto. E riprendo la tazza sporca. Qua abbiamo un altro ordine e gli vado a riempire un'altra tazza di birra. Ora, le tazze sporche si mettono praticamente dentro la lavastoviglia, la chiama così, e qua si lavano. Mettiamo l'acqua, quindi praticamente vado a prendere il secchio, metto l'acqua tenendo premuto e lavo le tazze. Le lavo proprio manualmente e riacquisiscono anche un po' di colore, vedete che sembra un po' fantasia della Disney. Perfetto, questi sono ubriachi. Lei cosa vuole? Una birra anche lei. Ok, ma non... il tutorial mi dice che non serviamo più alcol, quindi chiudiamo la taverna. Mi dispiace. Ah, la vuole proprio. No, 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 non dà la mano. Va bene. Dai, ti servo la birra, poi te ne vai però, eh. Però siamo chiusi, signori, siamo chiusi. Di qua possiamo andare a
A spegnere la candela è una delle prime cose che ci fa fare il gioco. Accendendo la candela si illumina tutto e abbiamo accesso. Vi spiego in breve: questa botte, ad esempio, la potete fare praticamente creando qui nel fermentatore la botte di birra ad alta fermentazione, creando il mosto. Qui mettiamo l'orzo, creiamo il mosto, lo mettiamo qui insieme all'acqua e creiamo la birra. E la birra ce la trasforma con questa botte qui che poi possiamo mettere su questo stand. Lava tre piatti sporchi. L'ho già fatto, ragazzo, mi spiace. Lava i piatti. Vabbè, rilaviamo anche l'altro. Si fa molto velocemente, ok. Ora dobbiamo servire 10 piatti, quindi dobbiamo riaprire la taverna. Vedete che, ad esempio, se io adesso vado qui dal tizio e posso comprare una botte, ma me la fabbrico da solo, non mi conviene. Ma ad esempio ci sono i portabotte. Io pago 200, prendo un altro portabotte, metto un altro tavolo, posso mettere altri tavoli, mettere il forno, il cestino del concime, la presa, perché poi noi coltiveremo nel gioco finale, si faranno accoppiare gli animali, quindi ci sarà l'allevamento e tutto il resto. Quindi ci sono un sacco di cose, oltre che anche la possibilità di combattere con i mostri. Questo lo trovo un gioco assolutamente intrigante perché è più vario. E anche, vedete qua ci sono gli inventari del giocatore 2, 3, 4, perché c'è la coop con amici. E quindi potete invitare i vostri amici e quando probabilmente sloggeranno qua rimarranno appesi i loro inventari, quindi potrete prendere la roba che hanno addosso. Io ho anche delle ciotole per il porridge, quindi adesso noi aspettiamo che arrivi il tizio qua in fondo. Vedevo se posso comprare qualcos'altro perché ci sono altre cose, vedete, polli, però è tutto bloccato, probabilmente la demo. Comunque il gioco uscirà nel Q3 di quest'anno, del 2024, ed è il terzo trimestre, quindi luglio, agosto, settembre, in questi mesi qui. Non so dirvi però onestamente se il gioco uscirà in early access perché al momento non è ancora uscito, c'è la demo, ma non sembrerebbe che debba uscire in early access. Non lo so, vedremo. Intanto quello lì è proprio andato. Lui vuole una birra. Ok, vuole la birra anche lui, quindi gli diamo la birra. Tanto a breve avremo finito la birra. Però intanto gliela diamo, almeno tira su qualche soldo. Non so se poi si potranno assumere nuove persone. Però intanto. Ma nessuno vuole il porridge, nessuno, eh? A lei. A breve faremo un'altra botte. Ve lo faccio vedere. Praticamente prendete il secchio d'acqua. Ah, secchio d'acqua, mannaggia, è vuoto. Quindi ve lo faccio vedere al volo. Prendo il secchio, vado qua nel pozzo, tengo premuto, me lo riempie d'acqua. A questo punto posso usare il secchio d'acqua per. Allora, io ho già fatto il mosto d'orzo, quindi prendo il mosto d'orzo, lo metto all'interno e poi tengo premuto sull'acqua, sul secchio dell'acqua e lui inizia e lavora. Questo cosa vuole? Porridge, ce l'abbiamo, eccolo qua. A lei. No, me lo sono mangiato io. Non so il motivo, ma me lo sono mangiato io. Quindi rifacciamo altro porridge, lo prendo. Lo devo mettere qui, probabilmente. E glielo servo a lui a sto punto. Ok. Ah, li metto qua pronti. Ok. Quindi vado già a metterli già pronti. Così se mi è più facile da servire. Soprattutto, e qua è la figata, se giocate con amici vi mettete dietro il bancone e ognuno fa il suo lavoro. Birra ad alta fermentazione. Non so se sia possibile anche appoggiare la birra. Tra l'altro abbiamo finito i boccali. I boccali me li hanno buttati in giro, tutti sporchi. Anche la cosa qui. Quindi, la birra me l'ha messa qui. Ok, l'ho messa prima lì per sbaglio. Allora, perfetto. Ne approfitto allora per lavare un po' di cose. Sì, ormai qua siamo velocissimi. Siamo fortissimi. Perfetto, ma come siamo veloci. Dai, 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 posto, posto. Hai dato qualcun altro? Sì. Birra.
Nuovo livello. Abbiamo sbloccato il tavolo rotondo e il baule, cioè che possiamo comprare. Vado a prendere la birra che vuole tizio qui. Perfetto. I piatti spero non si raffreddino. A breve... Intanto stiamo guadagnando anche qualche soldo, un centinaio li abbiamo guadagnati. Posso mettere a fermentare dell'orzo e dell'acqua. Ah, l'orzo non mi basta, ok. E così facciamo un'altra fermentazione. Qua abbiamo un'altra botte piena. Vuoi il porridge ce l'ho, glielo servo e me lo lascio subito da lei. Guardate che prendo questo, grazie, che me li lavo. Simpatico. Molto simpatico il gioco. Credo di aver finito anche l'acqua della lavastoviglie, quindi... Perfetto. Ma è molto bello perché, appunto, come vi ho detto, se lo giocate con amici e vi dividete i compiti, diventa molto interessante. Vuole due birre questa. Perfetto, allora gliele spilliamo subito. Una e due, la botte è finita. Quindi una e due, buon gustaia. Va bene, allora la botte è finita, quindi prendo la botte. Tanto bellino perché mi resta la botte piena. Vado a metterla qua e vedete che ho la botte nuova. Ah, l'ho praticamente riempita con l'altra. Va bene, allora intanto acqua l'abbiamo finita, quindi io esco e vado a riempire il secchio. Così almeno finiamo anche questa quest. Questo cosa vuole? Birra anche lei. Ok. Sì, anche se non li buttate per terra, grazie. Apprezzo molto. Allora, ributtiamo l'acqua all'interno. Laviamo. Aspettate che c'è un altro che ha bisogno, che è l'ultimo ordine che devo fare. Porridge e birra. Allora, ho la birra, sì, il porridge che non me lo metto perché non ho spazio. Allora, questo è il porridge che ho ordinato e le do anche la birra adesso. Così ho completato anche il tutorial. Perfetto. A lei. Manda via il cliente ubriaco con questo, credo. Ok, è buggato. Lei? Porridge. Devo mandare via questo così. No! Ah, così si manda via, ok. Sì, l'accetta mi sembrava un po' troppo. Perfetto. Perfetto, l'abbiamo mandato via. Tor solo di mela. Ma buttano anche le cose in mezzo. Poi devo pulire anche questa roba perché è veramente pessima. Birra ad alta fermentazione. Ho altri boccali? No, devo lavarli. Mannaggia. Laviamoli veloci. Perché diventa una sorta di overcooked con amici. Però calcolando che ci sarà la componente con mostri, looting e cose varie, potrebbe essere una gran figata questo gioco. Lo attenderò sicuramente con curiosità. Ok, questo vuole il porridge non ce l'abbiamo. E vedete che qua si cucina con l'orzo. E il secchio d'acqua che ovviamente ho finito, così vi faccio vedere anche quest'ultima cosa della cucina in modo da farvi vedere, così posso dire di avervi mostrato tutto quello che c'è da vedere. Quindi praticamente ho il secchio d'acqua e l'orzo, cucino, ci mette il suo tempo e dopodiché posso andare con 5 piatti, se non ricordo male, a poterla prendere. Vediamo, questo torsolo qui può essere riciclato nel cestino del concime, ok, quindi praticamente vedete io prendo tutti i piatti, li posso appoggiare qui, come abbiamo fatto prima, e praticamente vado e lo servo. Anche lui vuole il porridge,
e tecnicamente adesso dovrei essere in grado di acquistare anche le nuove aggiunte che ho sbloccato. Quindi praticamente il tavolo tondo era scaffale per tazze, molto bello, scaffale per piatti, eh sì, e anche il baule per sistemare oggetti. Quindi praticamente scaffale per tazze è molto bello perché non me lo porto in giro, non mi porto in giro le tazze, ma me le metto qua. Adesso potevo distribuire tutto un po' meglio, però scaffale per tazze magari si potrebbe mettere qua. Ok, quindi posso mettere le tazze qua. Ah sì, quando ne ho bisogno le prendo. Molto bello. Allora ragazzi, io lo attendo proprio impazientemente, mettetelo anche in wishlist se vi va. Questa è una demo gratuita, insomma ho cercato di farvi vedere un po' tutto nel minimo tempo possibile. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e vi saluto, vi rimando a un prossimo video gameplay. Alla prossima, ciao ciao!